Emiliano Sciascia, presidente del quarto municipio, ex quinto, presidente della Tiburtina, è una parte di Roma che conta circa 200.000 abitanti, presidente che è conosciuto. 180.000 che è conosciuta per il fatto di avere la Tiburtina Valley, quindi il mondo delle imprese, però in realtà c'è un'attenzione importante anche da parte degli studenti di architettura. È stato recentemente infatti firmato un protocollo d'intesa. Sì, abbiamo fatto un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Architettura e Progettazione della Sapienza di Roma, della Facoltà di Architettura, e eh, l'abbiamo fatto per due ordini di, di ragioni sostanzialmente. Da un lato eh, abbiamo voluto eh, avviare una fase appunto, di eh, progettazione appunto, che chiamasse in causa la facoltà di architettura e che potesse quindi offrire all'amministrazione degli spunti eh, progettuali per intervenire concretamente sul territorio e dall'altro lato l'abbiamo fatto perché ci sembrava una uh, iniziativa uh, corretta quella di uh, coinvolgere anche gli studenti giovani uh, della città che un giorno magari saranno architetti, facendo toccare loro con mano diretta la possibilità di poter incidere veramente eh, sul territorio della città, proponendo essi stessi quindi delle, delle idee, dei progetti che magari un giorno potrebbero anche vedere la uh, realizzazione nel concreto. E sulle varie idee che sono emerse diciamo che ci stiamo concentrando sostanzialmente su due o tre eh, in maniera preliminare. Una che ci piace particolarmente, l'abbiamo già parlato anche con l'assessore in Prota, che ha partecipato anche alla presentazione del protocollo di intesa e che riguarda eh, una, la possibilità di realizzare una pista ciclabile parallela alla Tiburtina, eh, alla professoressa Minichini che è la professoressa con cui abbiamo firmato poi e con cui abbiamo i contatti diciamo, con la facoltà di architettura e sta seguendo tutto, tutto quanto, la definisce retro Tiburtina. E che potrebbe ad esempio diventare non solo un percorso eh, come dire, mh, amatoriale, eh, una passeggiata domenicale, ma potrebbe invece diventare anche una valida alternativa di mobilità sostenibile eh, appunto alla tiburtina. Anche domani quando avremo magari conclusi, conclusi direttamente i lavori. Altre ma così la dico così perché era un'altra idea che invece ci affascinava e questa sicuramente è più ambiziosa, quindi un po' più complessa la realizzazione, riguarda la possibilità invece di come dire, intervenire su una ehm, riqualificazione eh, del fiumaniene, cercare di mettere a sistema questa eh, risorsa naturale che il municipio ha e quindi di renderla, come di nuovamente, magari navigabile un indomani, ma comunque metterla a regime nei confronti del territorio. Non parlare sempre della Valle della Niene quando ci sono i danni da alluvione come nel che 2008. Che quest'anno, come dire, eh, a differenza poi di quello che è avvenuto nel resto della città, eh, nel nostro municipio, appunto, a parte chiaramente i danni alle strade che oggettivamente ci sono stati a causa eh, delle, delle, incessanti, delle incessanti piogge, così come agli edifici scolastici, anche se poi non abbiamo chiuso niente. Nessuna scuola ha chiuso all'indomani del, del nubifragio, però ecco, questa volta, come dire... La, il fosso di Prato Lungo è stato monitorato costantemente eh, proprio per evitare diciamo, che, che, che straripasse. Non è straripato, quindi, non abbiamo avuto ecco, esempi tipo, tipo 2008. Presidente, eh, la Tiburtina eh, continua ovviamente ad avere lavori in corso, quindi problemi di traffico, poi anche questa sede del municipio che continua a essere a ridosso del raccordo, quindi un pochino anche le difficoltà per raggiungerla, penso ad esempio agli anziani. E ecco come si sta muovendo invece tutto questo aspetto? Allora, per quanto riguarda eh, la Tiburtina, eh, da quando siamo arrivati, diciamo, subito dopo le elezioni, abbiamo cercato un attimo di riprendere. Eh, le fila del discorso, ma in maniera specifica col Campidoglio, quindi con i vari assessorati competenti per capire effettivamente a che punto erano i lavori. E quindi, grazie anche all'aiuto dell'assessore Masini, siamo riusciti a mettere un po' in riga, diciamo così, in fila un po' tutti gli interventi da, da fare. E, alla fine diciamo, di questo percorso oggi abbiamo eh, il tratto diciamo così, del cantiere, del raddoppio della Tiburtina che va dall'incrocio di San Basilio verso Re Bibbia, che è stato sbloccato, quindi è stato aperto. Non sto dicendo che i lavori finiranno domani, chiaramente, però già è un passo avanti perché in questo modo noi riusciamo anche nei confronti della cittadinanza a dire non è un intervento di cui non sappiamo nemmeno quando inizia, oggi dobbiamo semplicemente dire e dobbiamo stare attenti invece a quando si conclude. E in questo caso abbiamo. Arginato una serie di problemi, soprattutto legati ai sottoservizi, problemi legati anche al ritrovamento dei reperti archeologici. Sul versante invece sette camini Casalbianco, eh, lì eh, come dire c'è invece la possibilità che spero indicativamente tra un mese e un mese e mezzo possa aprire eh, via dei radar, anche qui eh, è stato ripreso tutto un discorso con la provincia, il Dipartimento eh, Lavori Pubblici sta intervenendo per eh, costruire le condizioni appunto, per aprire quella via che potrebbe essere un'alternativa alla via di Burtina proprio perché è parallela. Così come il sottopasso all'incrocio con, con via di Casalbianco. In quel caso specifico invece il sottopasso ad oggi rimane chiuso per un problema legato all'illuminazione del sottopasso stesso che consente, diciamo chiaramente, di aprirlo in sicurezza. Si sta risolvendo anche questo, questo problema con Acea e speriamo insomma, in tempi rapidi di vedere l'apertura anche del sottopasso. Ecco, entro la fine della sua, speriamo, chissà prima legislatura, Presidente, ce la farete a portare a casa la nuova sede del municipio? Eh, io mi auguro ovviamente di sì, anche perché qui in questa sede oggettivamente non, non è più pensabile continuare a stare. Insomma, abbiamo diversi problemi, e anche diciamo, di, un certo, di una certa gravità. Eh, con l'amministrazione comunale stiamo cercando invece lì il tema un po' più complesso e articolato, perché il proprietario precedente dell'area. Dell che era oggetto di convenzione con l'amministrazione comunale, non è più il proprietario dell'area, quindi si stanno ridefinendo alcuni, eh, alcuni, alcune questioni relative alla convenzione e eh, diciamo che ci siamo lasciati, abbiamo fatto un incontro un paio di settimane fa proprio con l'assessorato al, al patrimonio e insieme all'urbanistica per definire appunto questi ultimi dettagli, ci siamo dati appuntamento a prima dell'estate per capire a che punto siamo, perché... La convenzione deve essere modificata. Questo è l'impegno che, che ci siamo presi e che si è preso anche l'assessorato. Di ieri, la convenzione deve essere modificata, deve essere quindi riportata in giunta. A quel punto, possiamo cominciare a chiedere alla proprietà di pensare ad uno spostamento nelle more. Poi dell'approvazione della convenzione stessa, nella ratifica che dovrà passare dal consiglio comunale, augurandoci che quindi i tempi siano un po' più rapidi rispetto alla consigliatura insomma lei sta proprio sulle cose insomma presidente che cosa vuol dire arrivare a prendere in mano un municipio dopo 12 anni di gestione in questo caso appunto dell'ex presidente Caradonna eh, diciamo che come dire, <ride> il lavoro sicuramente non manca da questo punto di vista, nel senso che poi personalmente, come dire, ho alle mie spalle, e questo non ho fatto mistero nemmeno in campagna elettorale, una semplice esperienza da consigliere municipale. Quindi, per me, sicuramente è stata un'esperienza un molto forte e sicuramente non paragonabile nemmeno alla prima consigliatura di del Presidente Caradonna, perché quantomeno veniva fuori da un'esperienza sicuramente più uh, consistente della mia. Però insomma non demordiamo, eh, come dire, l'impegno non manca, è come quando eh, si perdono i primi giorni di scuola, no? faccio sempre questo esempio. Quindi tu ritorni magari dopo un mese dall'inizio della scuola e devi recuperare inevitabilmente. Ecco, diciamo che devo recuperare, in gran parte penso di, di, di averlo fatto, ma insomma sicuramente è un impegno, un impegno molto forte perché... L'amministrazione municipale purtroppo sconta dalla sua complessivamente in tutta la città il fatto che da un lato abbiamo i problemi diretti dei cittadini e dall'altro ahimè pochi strumenti per poterli risolvere. E, Presidente, appunto parliamo di decentramento, questa battaglia importante che state conducendo, come eh, pensate poi di organizzarvi effettivamente per poter gestire autonomamente dei centri di costo e delle risorse? Allora, da questo punto di vista, anche qui abbiamo fatto ormai, ormai è passato più di un mese, credo, un incontro convocati dal presidente eh, della Commissione Riforme eh, Riforme Istituzionali del Comune di Roma eh, Paris, che ha convocato tutti i presidenti e ci ha riunito intorno ad una eh, proposta di modifica dello statuto di Roma Capitale eh, che dovrebbe appunto prevedere eh, la possibilità per i municipi di eh, vedersi riconosciute alcune entrate eh, derivanti soprattutto da imposte, in maniera tale perché attualmente, per dire, l'occupazione di suolo pubblico che pur viene risposta chiaramente al municipio di appartenenza però da un punto di vista contabile viene rigirata direttamente al Comune. Bene, questa eh, riforma consentirebbe invece ai municipi di poter rimanere in possesso eh, loro di, questo, di, questi, di questi fondi. Diciamo, e mi permetto una piccola nota non polemica, ma insomma un'osservazione che ho fatto anche in Commissione, è evidente che il decentramento funziona nella misura in cui però quello che tu mi lasci sul territorio non me lo togli poi centralmente perché chiaramente si parla e si continuerà ancora a parlare di bilancio eh, derivato. Quindi noi comunque si sì aspetteremo che il comune di volta in volta indichi qual è il budget complessivo per il municipio. Ecco che le risorse che ci vengono eh, lasciate sul territorio non vengano poi sottratte magari al monte complessivo del budget eh, comunale che ci viene dato. Quindi. Per quanto riguarda il sociale invece Presidente? Allora, lei quella è una nota dolente, nel senso che nelle difficoltà che oggi sta attraversando il Roma Capitale, che sta attraversando tutto il Comune, le vicende chiaramente legate al Salva Roma, tutto il piano di rientro, so che in queste ore ci sono riunioni abbastanza eh, concitate anche in Campidoglio per definire effettivamente quali interventi porre in essere, però ecco in tutto ciò che poi passa anche per i giornali, per le televisioni, tutto il dibattito del Salva Roma, ci sono poi effettivamente i servizi direttamente erogati. Ai cittadini e nel caso specifico dei servizi sociali parliamo di, effettivamente di servizi erogati ai soggetti più deboli della società. Le basti pensare che noi, eh, abbiamo scritto oggi, abbiamo, fatto, abbiamo rinnovato la richiesta all'assessore Morgante e alla Ragioneria Generale, se non riusciamo ad avere lo sblocco. Cioè, mh, per farmi capire, noi oggi abbiamo uh, i, i famosi dodicesimi del bilancio, ma se il, il Comune non riesce a sbloccarci quanto invece mh, la, la cifra di cui necessita oggi il Municipio per garantire il servizio AEC, che sarebbe praticamente il servizio di assistenza educativa ai ragazzi disabili all'interno eh, delle scuole, se non sblocca questi fondi noi a fine mese avremo esaurito tutte le nostre risorse a disposizione, quindi parliamo di lunedì. Noi lunedì non avremo più le risorse a disposizione per garantire questo servizio che tra l'altro è un servizio essenziale che dobbiamo per forza di cose erogare, tanto per dare la percezione della gravità della situazione. Non ci sono proprio notizie legate invece al bilancio? E ufficiali, diciamo no, nel senso che non c'è pervenuto ancora niente. Eh, so che dovrebbero convocarci a livello centrale per comunicare, almeno questo era un accordo che avevamo preso eh, qualche tempo fa con l'assessore Morgante, cioè prima che arrivasse la richiesta ufficiale diciamo, di parere nei municipi, che ci fosse una concertazione preliminare con la conferenza dei presidenti dei municipi, insieme chiaramente all'assessore al bilancio, per capire effettivamente in che direzione ci stiamo muovendo, anche per avere. Una, eh, come posso dire, una, una la misura esatta di cosa stiamo parlando, cioè effettivamente di quali misure debbono essere prese in considerazione rispetto oh, al bilancio 2014, in relazione soprattutto a quello che, è stato, a quello che dovrebbe essere il previsionale. Ai tempi dell'ex sindaco Alemanno, dai presidenti municipio di centrosinistra c'erano critiche rispetto proprio a queste cose, cioè il bilancio che non veniva mai approvato, veniva sempre eh, posticipato, si doveva lavorare in dodicesimi e poi questa tendenza ad accentrare no, sempre, sempre di più e lasciare i municipi ai margini. Adesso qual è un po la sensazione? Beh diciamo che no, come dire dal punto di vista di attenzione nei confronti dei, dei municipi eh, sicuramente il sindaco Marino ha voluto dare un'inversione di tendenza rispetto all'amministrazione precedente. È l'esempio eh, anche di eh, immagine, no? di messaggio che è stato mandato subito all'indomani eh, dell'incarico eh, eh, dell che Marino ha ricevuto in quanto sindaco, quindi dopo le elezioni, come uno dei primi atti è stato quello di convocarci e di convocare tutti i presidenti di municipio. È evidente però che dal punto di vista economico i problemi continuano ad esserci, mi permetto di dire che so, si sono anche aggravati rispetto alla gestione precedente, eh, per una semplice ragione. No? Noi pensiamo che da, tra il 2008 e il 2010 più o meno il Comune di Roma è riuscito ad avere, grazie eh, al governo, quindi al rapporto che c'era tra Alemanno all'epoca e Berlusconi come primo ministro, dei trasferimenti pari, se non sbaglio, a 400 milioni di euro all'anno. Roma Capitale. Questi fondi si sono interrotti quando Berlusconi è stato, si è dimesso da Presidente del Consiglio, quindi è arrivato Monti. Tant'è vero che i problemi maggiori poi si sono cominciati ad avere a registrare in città tra il 2011 e il 2012. È evidente che nel frattempo però la macchina amministrativa ha dovuto eh, continuare ad andare avanti e quindi l'eredità pesante che eh, il sindaco Marino ha ricevuto è stata quella appunto di 816 milioni di euro eh, di. Di, di, di debito sostanzialmente della città, però ripeto che sono poi alla fine anche mancati i trasferimenti. Quindi, cioè, diciamo che questo è un elemento a mio avviso che accomuna oggettivamente tutte e due le, le, le amministrazioni. Eh, Un'ultima domanda, un protocollo d'intesa firmato con una ONLUS, eh, oggetto del documento la dispersione scolastica. Questo è un altro protocollo d'intesa che abbiamo, ecco come adesso ne abbiamo fatti due, però in realtà è un modo come un altro per un'assenza di risorse e di mettere a sistema quello che, che, che possiamo fare come municipio e come amministrazioni decentrate, ma andando avanti anche tutti gli altri ragionamenti e continuando comunque a, a cercare di mandare avanti i diversi interventi che riguardano il municipio però ci siamo voluti concentrare su questo strumento perché è quello che a costo zero magari ci consente di fare alcune operazioni nel caso specifico è effettivamente un intervento a costo zero nel senso che l'intervita Onlus ha, abbiamo fatto questo protocollo d'intesa con l'intervita Onlus che ha un finanziamento privato eh, per un progetto contro la dispersione scolastica da fare eh, nel nostro municipio e nello specifico verrà avviato all'interno del quartiere di San Basilio che parlerà complessivamente però a tutta la città, è un progetto sicuramente qualificante da un punto di vista anche educativo e soprattutto per affrontare i problemi che pur abbiamo in questo territorio di abbandono scolastico e noi abbiamo appunto ragionato e pensato di farlo anche insieme alle varie realtà che operano all'interno del quartiere di San Basilio a partire dall'Istituto Comprensivo Gandhi che ci ha dato un contributo notevole. Nella definizione del protocollo d'intesa, dando anche la sua disponibilità insieme a tutte le associazioni che operano eh, nel quartiere, proprio per cercare poi di supportare i servizi che attualmente abbiamo e che molti dei quali riguardano il quartiere di San Basilio, possano essere rafforzati da un intervento, eh, diciamo così, anche di altra natura con altri finanziamenti, ma che tutto poi è finalizzato a ridurre il più possibile questo tipo di, di, di difficoltà.